Impedire entro il prossimo mese di luglio, data di scadenza dei contratti della pubblica amministrazione, una nuova emergenza sociale, attraverso l'adozione di un nuovo strumento normativo in grado di offrire soluzioni adeguate che garantiscano ai precari siciliani un lavoro di qualità e compatibile con le condizioni finanziarie degli enti locali. Sono i contenuti della risoluzione parlamentare presentata in Commissione Lavoro della Camera dal deputato nazionale del PD Maria Iacono ed illustrata stamane nel corso di una conferenza stampa. Il tentativo oggi che io sto facendo tramite una risoluzione, perché la risoluzione diciamo è uno strumento per cominciare a fare discutere immediatamente la Commissione Lavoro e il Parlamento diciamo su questa vicenda, che per noi, come tutti sanno, ormai ha connotati diciamo di estrema drammaticità, e quindi ecco, bisogna affrontare come dire, in maniera radicale questa situazione, perché si tratta i precari siciliani sono ormai persone che hanno raggiunto l'età dei 50 anni e non vanno di proroga in proroga e non hanno la possibilità di pensare realmente al loro futuro e alle loro famiglie. Quali i punti salienti di questa risoluzione? Ma la risoluzione, appunto, partendo dai dati, da dati oggettivi e quindi da una legislazione che soprattutto negli ultimi anni ha teso proprio a restringere i limiti diciamo di spesa per le assunzioni e del personale interno agli enti locali e nelle regioni, e vuole rispettando appunto la normativa nazionale, laddove è possibile derogare ad alcune norme, soprattutto diciamo in una fase in cui è possibile farlo per un periodo limitato, e dare la possibilità fare concorsi che possano poi diciamo cominciare a restringere il bacino dei precari.